Amici Telecentro, buonasera, ben ritrovati a Senza Sconti, il classico appuntamento del venerdì. Andremo a parlare delle cose Amaranto. Livorno non ha giocato perché la partita con il Gavorrano è stata rinviata, però il campionato di Serie D è iniziato, vedremo anche i risultati facendo un excursus su quello che è accaduto nei primi 90 minuti. Lo faremo, anzi, prima di tutto vado a presentare la mia compagna abituale, ahimè, di viaggio, Laura Petracchi. Ahimè, ahinoi. Aspetto i vostri messaggi, Sei preparata? Pronta, hai studiato? Sono pronta, studiato. Me lo immagino. Sono andata anche un po' di smaltino. Ovviamente, sì, certo. Subito perché... Infatti, in diretta ci si dà lo smalto. In diretta ci sta. Allora, andiamo a presentare i nostri ospiti. Abbiamo detto di Laura come abituale compagna di viaggio. Compagno di viaggio ogni settimana è anche Marco Lenzi. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Educe dall'esibizione al piano, no? Ah, va bene, ormai lo sapete, il classico... Tra l'altro il pianista nonno, che... Diventato nonno, tanti auguri. Grazie. A te, ai genitori del sì. Maschio o femmina? È un maschio, alla mia figliola ha partorito, lui è un maschio e si chiama Domenico. Bene, tanti auguri a te, a tua figlia e a Domenico. Poi, grazie. Abbiamo con noi uno bravino a giocare a calcio, Massimo Spigoni. Tanto tempo fa. Insomma, si fa quel che si può. Così dicevano. E poi abbiamo stasera... Non ne vogliono gli altri tre, ma lo definisco ospite d'onore. Uno bravo a giocare a calcio, Marco Masi, tecnico del Gavorrano. Grazie del bravo. Ciao Marco. Ciao. La verità, uno che gioca nel Genoa, nel Torino e nel Napoli, insomma, minimo è bravo. Vabbè, ci si è provato a fare qualcosa. Insomma, direi più di qualcosa. E poi abbiamo con noi Paolo Werner di Amaranta. Ciao Paolo. Buonasera a tutti. Allora, facciamo, ho detto, Genoa, Torino, Napoli. Una carriera... ottima, direi. Quale è stata l'esperienza che l'ha segnata? In positivo, ovviamente, tra queste. Lei, se non sbaglio, scuola Torino. Ecco, quello che mi ha segnato è stato quello. Il percorso nel Torino è durato 7 anni, che è stato quello, secondo me, più importante dal punto di vista sia calcistico ma anche umano, perché sono andato via di casa a 14 anni, mi sono ritrovato a 21 a esordire in Serie A, quindi tutto un percorso fatto nel solito ambiente, anno dopo anno, è quello che mi resta più nel cuore. Questo ve lo dicono tanti di quelli che hanno toccato il Torino, no? Ma cosa c'è, cosa ha di magico questo ambiente, questa maglia? È il ricordo degli eroi di Superga o cosa? Sicuramente quello è il fattore principale, perché specialmente ai miei tempi lo vivevamo quotidianamente, perché c'è... Allenavamo al Philadelphia, al Philadelphia e quindi tutti i cimeli e tutti gli spogliatoi frequentati da la grande squadra, e i tifosi che venivano a vedere gli allenamenti ci ricordavano: ti assomigliavi a questo, ti assomigliavi a chi la... A me mi dicevano Amaroso come tipo di gioco, però non ho avuto nemmeno, ecco, da qualche filmato, quindi non so nemmeno se era vero o no, però... Venivi paragonato sempre a... Era impegnativo squadra. Il paragone. Molto impegnativo, sì. Poi anche Napoli, no? L'esperienza, sì, un anno a Napoli. Quelle sono poi, sei già, tra virgolette, giocatore, quindi le vivi più in maniera professionale. Invece lì l'hai vissuta lontano dalla famiglia, con tutte le complicanze che ci sono, vivere lontano dalla famiglia, dai tuoi amici, dai tuoi affetti, e ti devi arrangiare, ti devi formare per conto tuo, e quindi la vivi più in maniera umana, dal punto di vista umano, e completamente, ecco. Pezzettino di cuore Granata c'è ancora? Sicuramente sì. È simile all'Amaranto, Granata? Sì, sì, c'è una sfumatura diversa, però. Però sì. Bene, allora, fatta le doverose presentazioni, direi di parlare della prima giornata in generale. Prego Ale, se ce l'abbiamo, di metterli a video i risultati. Dicevamo, eccoli qua, vedete, 1-0 il del Foligno sul Terranova Traiana, poi il Seravezza ha vinto 3-1 in trasferta con la Fezzanese, 1-0 del Figline sulla San Giovannese, 2-2 fra Civita Castellana e Montevarchi, Follonica
Gavorrano Livorno rinviata, Grosseto 3-0, un bel biglietto da visita per la compagine di coach Malotti all'Orvietana, 4-0 dell'Ostia Bari al Ghevi Borgo, il Siena vince a San Donato Tavernella e poi il Poggi Bonzi fa lo stesso con lo Sporting Trestina, prossimo avversario proprio dopodomani del Livorno. Tra l'altro avremo in collegamento telefonico anche nella seconda parte della trasmissione il tecnico del Trestina, Simone Calori. Cosa ha detto Bister questa prima giornata? Ma ha confermato a grandi linee quelle che sono un po' le previsioni. Io dico che quest'anno sarà un campionato rispetto a quello dell'anno scorso più equilibrato in alto e secondo me ci sono due squadre che sono un po' sopra l'equilibrio e quindi quello poi se si dice che sono magari se ne hanno a male, se non lo dici non se ne hanno a male per il contrario, però credo che Livorno e Grosseto abbiano qualcosa in più e Livorno ancora qualcosa in più anche del Grosseto. E il Gavorrano? Ma non è che mi voglio nascondere o dire cose tanto per dire, però siamo tutti da scoprire perché non abbiamo avuto un percorso di amichevoli importanti da poter verificare nella nostra efficienza, la nostra effettiva forza e quindi non abbiamo nemmeno avuto tanta continuità di partite, la stavamo trovando con la Coppa Italia un amichevole precedente, ora è venuto questo rinvio che ci ha un po' interrotto questo percorso di continuità e quindi siamo un po' da scoprire, sicuramente abbiamo voglia di far bene, questo sì. Anche perché lo scorso anno un po' di rammarico è rimasto, diciamo la verità. Più che un rammarico, sì, perché a un certo punto del campionato secondo me avevamo la possibilità di arrivare fino in fondo, poi siamo caduti in 3 partite in casa dove siamo andati a fare 3 pareggi che ci sono poi credo costati il campionato. È un po' lo scorso anno è stato un po' questo il vostro tallone di Achille, a volte di non riuscire a sbloccare certe partite sulla carta guardando la classifica che vi erano favorite. Sì, noi è un po' la storia di tutto l'anno scorso, quando trovavamo squadre chiuse abbiamo sempre trovato le difficoltà anche a volte difficili da venirne a capo, però credo che poi in fondo sia stata per noi un'annata positiva portare 2 competizioni fino all'ultima giornata. È un motivo di soddisfazione, chiaramente ti rimane il rammarico perché siamo arrivati a Roma ma non abbiamo mai visto il Papa perché siamo due volte, in Italia, due volte quindi siamo andati anche 2 volte, quindi il rammarico rimane. Massimo, che campionato di Serie D dobbiamo aspettarci? Un campionato nel quale, un girone nel quale ci sono Livorno, Grosseto, Siena e come diceva il mister l'altra settimana al telefono, quando c'è una squadra che ti spinge qualcosa di positivo è più facile che arrivi. Io credo, grosso modo sono d'accordo un po' col mister, credo che le squadre un pochino più attrezzate siano il Livorno e il Grosseto. C'è da vedere sempre, poi c'è sempre un'incognita, no? Quando poi magari esce sempre fuori una squadra che non ti aspetti. Però anche secondo me nelle altre sfere sarà un campionato abbastanza che se lo giocano queste 3-4 squadre. E io mi auguro, perché il Livorno l'ho visto poco, perché l'ho visto sempre in televisione, poi in televisione è difficile dare una valutazione, no? Vedi sempre questi highlights, era. Quindi, però la differenza che ho notato dell'anno scorso è che mi sembra una squadra che abbia delle idee molto chiare, è una squadra che non la vedo in difficoltà nemmeno anche nella manovra, quindi mi fa ben sperare. Ecco. Poi una cosa che secondo me mancava da diversi anni era un attaccante che risolvesse le partite, quelle difficili, no? Quelle che non si riesce a sbloccare. Secondo me Dionisi, se sta bene, è veramente un lusso per la categoria, credo veramente che sia, l'anno scorso diciamo giocando e non giocando, è riuscito a fare mi sembra 10-12 gol in Serie B, quindi al di là che non è detto che se bisogna calarsi nella categoria, deve, però l'ho sentito parlare, mi sembra molto motivato, ha scelto lui di venire, quindi diciamo non ha scelto per venire a fine carriera per vedere se raccatta qualcosina, ma lo vedo molto motivato e quindi anche dalle parole che ha detto mi auguro che
ci sia un Livorno che ci si aspetta un po' da diverso tempo, ecco. Questo poi è quello che credo di vedere io. Paolo e poi anche il mister, quanto può spostare l'arrivo di un giocatore importante come Dionisi? Beh, può spostare tanto. A Livorno ribadisce insomma la forza del Livorno. Come diceva prima il mister, con questo ingresso il Livorno si porta un gradino più su del Grosseto nel lotto delle favorite. Certo, bisognerà vedere in che forma fisica viene, quanto ci vorrà per essere al massimo, ma sicuramente è un acquisto che pesa, ecco. Mister, stesso ragionamento, ma ampliandolo. Al di là di Dionisi, quanto contano in una categoria particolare come la Serie D giocatori così importanti? Contano innanzitutto perché entra a far parte già di un organico importante, poi secondo me è una spinta anche per l'ambiente che magari aveva bisogno di un'ulteriore conferma che quest'anno le cose siano state fatte in maniera più completa dell'anno scorso. E poi un giocatore che insomma ha una carriera alle spalle che già di per sé quando entra in campo, non bisogna dimenticare che in campo troviamo nel 2006, nel 2005, che a volte basta la presenza di un giocatore di quello spessore lì, sa come muoversi, sa come andare a metterlo in difficoltà, un ragazzo alle prime armi che non sa nemmeno magari nel contatto fisico, ha già di per sé ha un po' di soggezione, si trova di fronte un giocatore smaliziato e bravo come Dionisi, è chiaro che già lì sposta gli equilibri, ecco. Poi non vorrei scordare che il parco attaccanti del non è solo Dionisi. Non è solo Dionisi, perché c'è un numero importante e giocatori di valore. Insomma. C'è anche Regoli che il mister aveva. Infatti, non mi bruciare le domande. Allora, già che Paolo l'ha gettato sul tavolo della discussione, lei Vieri Regoli l'ha avuto lo scorso anno. Ce le fa un identikit di questo ragazzo? Allora, Bobo è innanzitutto un ragazzo sensibile, un ragazzo che non li puoi non voler bene perché è educato, sempre disponibile. Da noi forse può aver sofferto le aspettative che c'erano nei suoi confronti. Lui veniva da, mi sembra, 18 gol nel Poggi Ponzi, quindi ci si aspettavano tutto l'ambiente nostro, piccolo ambiente, però si aspettavano un numero di gol simile all'anno precedente. Lui non è stato capace, ma non per dei meriti sua, e chiaramente la nostra squadra aveva delle difficoltà a giocare quando trovavamo delle squadre chiuse, quindi di per sé anche a lui non è che arrivavano molte possibilità di mettere in risalto le proprie qualità di finalizzatore. Poi Bobo è un ragazzo che si adatta a fare la prima punta, si adatta a fare la seconda punta, il tre quarti, l'attaccante esterno, insomma è un giocatore importante per questa categoria. Un ragionamento l'ha fatto il mister poco fa, parlava di 2006-2005, quindi di ragazzi giovani. Marco, quest'anno ci sarà una quota in meno, quanto può spostare questa cosa qua nell'economia della costruzione di una squadra e conseguentemente nell'economia del campionato? È più semplice per l'allenatore perché, cioè, avendo una quota in meno e puoi schierare un 9 in più e quindi insomma rispetto all'anno scorso c'è certamente un vantaggio per quelle squadre che come il Livorno ambiscano a vincere un campionato e si sa, cioè i ragazzi occorrono che siano veramente validi e il Livorno mi sembra che insomma si sia attrezzato bene anche in quello. Certamente da 4 a 3 quote sembra poco, ma invece è importante questo fatto di poter schierare un 9 in più, siccome Livorno si è fatto una rosa di giocatori importanti, come hanno detto anche gli altri ospiti, poterne mettere uno in più in campo mi trova contento di questa cosa, perché poi alla fine tanto se un giocatore, no? Si è sempre detto che se al di là dell'età 2005-2006, se veramente un giocatore è forte e gioca, cioè non scordiamoci che ci sono dei ragazzi di 18 anni, 19 anni che esordiscono in Serie A, perché hanno le qualità per poterlo fare, quindi
alla fin fine, poi anche i giovani, questa regola dei giovani, però poi li deve avere veramente all'altezza, perché specialmente per una squadra come il Livorno vuole arrivare prima, è fondamentale questo. Averne uno in meno facilita un pochino più questo compito di fare una squadra che sia col maggior competitiva sempre, perché su 11 ne schiari 8 over e 3 non essere quote. Quindi una magari poi può darsi anche vada in porta e quindi si aumenta ancora la scelta degli over secondo il partito. Quindi è sicuramente un vantaggio per quelle squadre che come Livorno, ma anche il Grosseto, credo, insomma, ora non si è citato l'Ostia Mare, ma secondo me è una squadra da tenere in considerazione anche quella. Mi sembra abbia iniziato veramente bene. Quindi, per il Livorno è bene, fossero stati anche due sarebbe stato anche meglio, però va bene anche tre, dai. Mister, quanto contano e quanto è riduttivo per un allenatore fare la formazione domenicale guardando la carta d'identità? Ma al di là che è una regola che non mi ha mai trovato d'accordo. Anche perché, scusami, perché possiamo darci del tu. Diamo, ci mancherebbe. Scusa se ti interrompo, perché si è detto tante volte da questa tribuna, ma anche da altre, si creano forse delle aspettative che poi non vengono evase in tanti ragazzi. Perché giocare perché sei una quota e poi quando esci dalle quote sparisci dal calcio importante come la Serie D, forse non fa bene neanche ai ragazzi stessi. No, ma intanto si leva un po' il succo della competitività, del sudarsi il posto in squadra, leviamo la meritocrazia. Se uno è bravo, da che mondo è mondo, gioca. Se uno è meno bravo gioca meno, se uno non è bravo non gioca. E questo discorso di mettere le quote non so che vantaggi porta, perché poi, parlando terra a terra, abbiamo tutti i portieri giovani, abbiamo tutti i terzini, non abbiamo mai un attaccante, non abbiamo mai un centrocampista. Cioè, è una cosa che... Tutti sull'esterno. Sì, dove si pensa che... meno danni, lo dico io. Ora diciamo meno danni, noi diciamo dove riusciamo a collocarli, ma... Lei dove ce l'ha? Te dove ce l'hai? Io ho dunque il 2004 o 2005 in porta, o 2006, perché abbiamo tre possibilità. Poi abbiamo un solo 2006 di campo. E poi abbiamo il 2005 e ne abbiamo due difensori. Quest'anno è un po' più semplice però, sono tre invece di quattro. Sì, ma anche per questo secondo me si alzerà un po' il livello in alto, perché una quota in meno e un over in più, la qualità secondo me qualcosa in più porterà. Paolo, confermi, sarà un livello più alto rispetto allo scorso anno? Secondo me sì, e dalla prima giornata e poi dall'analisi che insomma si vince facendo... scorrendo le rose delle squadre che quest'anno partecipano al campionato. Ecco, l'impressione è che una squadra Materasso quest'anno non ci sia. Il Cenaia dell'anno scorso, il Ponzacco, che hanno faticato tutto il campionato quest'anno, non li vedo. Ecco. Vedo un buon numero di squadre che possono competere tra le prime otto. Concordi? Ti vedevo che annuivi, per cui sì, anche ci sarà da divertirsi quest'anno. Eh? Ci sarà da divertirsi. Io credo di sì. Ti ho detto, mi piacerà anche, quest'anno voglio anche vedere più partite, capito? Voglio vedere se riesco a vederne anche qualcuno fuori casa, sai, perché vai a Cavorrano ti fa avere un biglietto gratis. Sì. Già ci avete levato l'incasso. No, quello è stato il maltempo. Sì, vabbè. Quello è stato il maltempo. No, lì vado poi, vado magari a cena al mister dopo. No, quello sicuro. Quindi un centrocampista, un difensore, bravi ce l'abbiamo. Portiere, ci portiamo una quota. Sì, che siamo a posto. L'ha detto Stampa, lo faccio io, per cui una squadra possiamo fare. Dai, andiamo con i messaggi, mi stavi messaggiando. Ne sono arrivati tantissimi. Sì, infatti, allora... Nonostante Laura. Nonostante, non è che il Livorno ha troppi elementi in rosa, mi scrivono. Se viene tesserato anche Valentini, sono 34 i giocatori a disposizione di mister Indiani.
Paolo, questa effettivamente è una perplessità che taluno solleva. Sì, però è meglio abbondare che non mi rispondere con un no, dietà, no, per dire, no, perché l'anno scorso purtroppo gli infortuni e un po' le scelte delle quote ci hanno penalizzato tanto. Quest'anno il Livorno è una squadra completa, per ogni titolare c'è il suo alter ego e siamo messi bene anche sul punto delle quote. Dovrebbe arrivare un altro 2006, no? Dopo l'arrivo del ragazzo. Sì, siamo tanti, ma insomma, per usare un termine marinaresco, al comando del vascello Amaranto c'è un comandante di esperienza provatissima, insomma, 40 anni di esperienza, 11 campionati vinti. Credo che nella gestione non ci saranno i problemi che ci sono stati il campionato passato. Marco, sì. Il discorso della quota numerosa, poi andiamo a chiedere certo. A coach Masi quante ne ha lui in rosa, prego. No, va bene, allora come si diceva c'è anche un allenatore come Indiani che saprà gestire questo gruppo. Ora, si tratta di non avere, ecco, secondo me un allenatore quando si trova davanti a un gruppo così numeroso, e Indiani sicuramente è il tipo giusto per farlo, bisogna semplicemente essere chiari e subito far capire che tutti sono importanti, ma che ovviamente ci sono dei livelli e livelli, quindi occorre che l'allenatore sappia creare un gruppo. Non è semplice quando hai 34 giocatori, 33, però è anche vero che tu non tremi quando hai tanti giocatori come quelli, anche nei momenti in cui ci può essere qualche squalifica, qualche infortunio. Per l'allenatore, se riesce a tenere sulla corda tutti i giocatori, può contare su mettere una squadra competitiva, anche quando quei due o tre titolari, per ovvie ragioni, non possono giocare, chi li sostituisce deve essere motivato e il livello scende di poco. Quindi nell'arco di un campionato dove il Livorno penso andrà lontano anche in Coppa Italia, sono convinto che comunque è meglio averne che no. Ora, rispetto all'anno scorso, giustamente, qui abbiamo un altro allenatore che in Pomendiani, che ha tutta la mia fiducia e sono convinto. Poi, insomma, qualche ragazzo sarà anche piazzato, non so, c'è anche il mercato di gennaio. Ci sia ancora tempo, perché comunque mi pare chiude al 30, se non vado errato, quindi, mercato di Serie D. Quindi, può essere che magari qualcuno che qualche aggiustamento possa essere un po' più sacrificato, gli si possa trovare una collocazione, magari si scende a 30 giocatori. Marco, tu quanti ne hai? Noi ne abbiamo 22 con 4 juniores. Quindi 18 più 4 sostanzialmente. Mercato aperto fino al 30. In Serie A si sente un gran parlare, non è giusto giocare a mercato aperto. In Serie D si gioca a mercato aperto un mese sostanzialmente. Ma in Serie D si gioca sempre a mercato aperto. È anche vero quello. Quanto infastidisce? Ma a noi no, non infastidisce. Cioè, chiaramente noi quando abbiamo chiuso il gruppo è chiuso, almeno che non ci sia un infortunio grave a mercato aperto, oppure quando c'è il mercato degli svincolati che è sempre aperto, ma se no una volta è chiusa la rosa è chiusa. Gestire 34 giocatori secondo me non è semplice, anche se in una piazza come Livorno è più semplice gestire gruppi, perché giochi per vincere sicuramente, quindi tutti vogliono cercare di vincere. 34 credo che non le portino in fondo, ma per una logica anche di quelli che non giocherebbero mai, perché a 34 le puoi girare quanto vuoi, ma qualche uno non gioca mai. E quindi chiaramente la rosa poi verrà definita a un numero più ragionevole, anche perché con tutta la stima che ho per Indiani dovrebbe fare i turni per allenarli tutti, quindi insomma sembra un po' improbabile. Ne hai ancora? Sì, vero? Sì. Dai, un altro, allora, poi ci fermiamo. Ci vedo bene con questi occhiali. Sì? Sì, sì, sì. Sta invecchiando. Ma adesso l'occhiale da poi... Da lontano ti vedo, guarda, sì. Benissimo. Vedo che anche Spigoni è dimagrito, eh?
Ti dicono che sei però, dimagrito. Faccio una dieta ferma. È vero che sei dimagrito? Vedo male. Che 8 kg. Hai visto? Pensa te. L'hai presi tu però. Che deformazione professionale. L'hai presi tu. Ma vai. Guarda, a me non mi stanno male qualche chilo in più. Te lo dico. Insomma. Allora, Dionisi non è la punta con le caratteristiche che voleva Mister Indiani, manoscritto, ma con la sua qualità farà sicuramente la differenza in Serie D. Forse non è la prima punta vera e propria nel senso letterale del termine, però è sicuramente un grande acquisto per il Livorno. Può giocare anche in quel ruolo, ma in quel ruolo oltre a lui possono giocare altri, no Paolo? Sì, sicuramente sì, ma solo quanto diceva il mister, cioè metti Dionisi, si trova di fronte un ragazzino del 2006 solo per timore reverenziale e c'è la differenza. Ma poi Dionisi in Serie D può fare anche la prima punta. Sì, sì. Tra l'altro si parlava di 2006, Livorno ha preso pochi giorni fa un altro 2006, Calvosa, che ha già esordito in Serie C, C con il Potenza. Insomma, diventa difficile dare un giudizio, però insomma, se ha esordito a questi livelli qualcosa varrà. Quest'anno sulle quote mi sembra Livorno abbia fatto le cose per bene. Marco, quanto sono importanti le quote? Determinanti. L'anno scorso erano 4, era quasi il 40%, cioè era il 40% di una formazione e devi poi avere almeno altrettante per le sostituzioni e non bastano perché poi fanno mezza rosa quasi. Sì, fanno mezza rosa, poi vanno gestite bene, vanno messe in competizione perché sennò non hanno competizione perché devono giocare per forza, quindi sono molto importanti. Io credo che trovare 2006 per il Livorno sia Grosseto sia un po' più facile per realtà diverse, non è semplice trovare il 2006 perché abbiamo la Primavera 1, la Primavera 2, la Primavera 3, poi abbiamo altre aspettative dai genitori, dai procuratori, quindi trovare il 2006 non è una cosa semplicissima. Il vostro da dove arriva? Il nostro viene da Empoli. Insomma, la visita non è male. Abbiamo trovato bravo, devo dire la verità. Bene, bene. Si chiama? Tatti. Bene, allora ce lo segniamo, Sì, sì, segnato. Ce lo segniamo. Non è che ce lo volete prendere anche quello? Beh, fino al 30 settembre c'è tempo. È stato 34-35. Un altro e poi ci fermiamo, dai. Dunque, questo è un pochino così con l'amarezza, perché complimenti alla società di togliere i ridotti bravi, proprio bravi e bugiardi. E ora le 18 euro me le mangio di torta da Gagarin. Beh, questa è la polemica che c'è stata in settimana sul costo dei biglietti. Marco, tu come la vedi? Ma, senti, io ti dico la verità. Cioè, secondo me un pochino ai prezzi bisogna starci attenti. Perché bisogna starci attenti? Perché lo scopo è quello di favorire, e siccome favorire le persone di venire allo stadio, quindi tante volte è meglio magari calmierare un po' i prezzi per avere magari qualche... Perché insomma, non scordiamoci che Livorno non è una città così florida. Insomma, si va un pochino a toccare anche le tasche di persone che, insomma, non è che se la ripassino tanto bene. Quindi, secondo me, un pochino più d'attenzione ai prezzi ci vorrebbe per permettere a tante persone magari di poter venire più facilmente allo stadio. Perché, cioè, non sembra, ma 18 euro per qualcuno possono essere. Quindi un pochino ci si dovrebbe pensare, prima è meglio essere tanti e poi magari l'incasso lo fai io lo stesso, che peccato che magari ci possano essere 1000 persone che non ti ci vengano anche per questa causa, o perlomeno comunque non possono venirci tutte le partite, perché poi diventa un impegno. E è così, sì, un pochino di attenzione. Ma anche mi intromettono, ma perché è un argomento questo che mi leggevo degli articoli giorni fa, che in Germania ci sono molti prezzi, sono i prezzi popolari per andare a vedere anche la Serie A. Dico, fino a anni fa da noi il calcio era uno sport popolare, quindi era la possibilità di andarci per tutti. Ora mi sembra che si stia convogliando il discorso dove stia diventando
uno sport per pochi spettatori, quindi perché i prezzi veramente a volte sono fuori da ogni logica. Sì, una curva in Serie A minimo costa 30 euro, così a spanna. E se uno ci può portare due figli, cioè, è un problema. È un problema grosso, sta diventando, quindi insomma. Qualcuno, pensando male, ragiona a questo modo, dice è una tattica, fra virgolette, per spostare il pubblico dagli stadi alla TV. No, io secondo me bisognerebbe avvicinare la gente, esatto, allo sport dal vivo, non da... Che poi no. Diceva il signore prima, diceva che guarda le partite in televisione e vedi così e così. No, si vede quasi niente. Niente. Si vede quasi niente. Quindi... secondo me bisognerebbe... Stadio forever. Ma non dico per tutti, però insomma, di farlo diventare più accessibile, specialmente ai giovani, e di riavvicinarli, perché noi stiamo perdendo anche molti giovani che si avvicinano al nostro sport. Quindi anche su questo bisognerebbe, anche il discorso di levare i raccattapalli dagli stadi, cioè la vedo una cosa... Assurda. Cioè, assurda. Il bimbo prima vedeva l'ora che se una volta gli capitavano andare a fare il raccattapalli. Solo per vedere i giocatori. Ora ci hanno messo i cinesini. Sì. Cioè che logica è per perdere tempo, se no si perdeva tempo. Perché no, forse nell'arco di una partita perderai 10 secondi in più. Non mi sembra che poteva influire. Sono d'accordo su questo, sono d'accordo assolutamente. Sai che devi fare, vero? Certo, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e dopo ci ritroviamo qua. Dentisti il Sorriso. Massima professionalità, impegno e qualità. A vostra disposizione 11 ambulatori e uno staff di eccellenza con 15 medici odontoiatri e 10 tra assistenti e addetti alla segreteria. Dentisti il Sorriso. Il sorriso amico a fianco del cittadino. Farmacia Farneti, la tua farmacia di riferimento a Livorno. La farmacia Farneti ti è sempre più vicina attraverso la consegna a domicilio gratuita a Livorno. Vieni a scoprire tutti i nostri servizi e reparto dedicato agli alimenti senza glutine. La farmacia Farneti è centro servizi d'eccellenza di telecardiologia, dove potrai effettuare elettrocardiogrammi e holter cardiaci e pressori anche a domicilio. Ordini e acquisti sono possibili mediante l'utilizzo dell'app Farmacia Farneti, disponibile su Apple Store e Google Play. Farmacia Farneti, per starvi sempre più vicino. Hai avuto un sinistro? Puoi far tornare la tua auto come nuova? Puoi farlo senza alcuna preoccupazione, basta rivolgersi alla Carrozzeria Marsili. I titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro. Carrozzeria Marsili, a Livorno, in via Cessoni 59, telefono 0586 40 96 40. Livorno 24. Livorno 24? Livorno 24. Nuovo, gratuito, interattivo, indipendente. Il giornale online che ci appartiene. Livorno 24, www.livorno24.com. Più o meno, consulenza energetica, agenzia leader nel settore luce e gas. Operiamo volture, subentri, cambio fornitore e telefonia. Chiama Marco per una consulenza gratuita. Più o meno SRL. Bene. Mi hanno inquadrato senza dirmelo. Il regista adesso mi tirerà all'orecchio, ma ci perdonerete. Andiamo da Laura, va. Che era distratta anche lei, eh? Per dire, no, stavo vedendo che su YouTube ci sono io e sotto Brignano. Vai, dai. Brignano, c'è Brignano. È uguale. Questa è una bella cosa. Eh no, è una bella cosa. Sì, infatti, fra comici. Allora, infatti, Eschua non è il mio presidente, ma domenica sarò allo stadio a tifare per il colore amaranto. Questo è un bel messaggio, eh? Paolo, sicuramente serve dopo il pregresso, tutti i dissapori che ci sono stati tra la proprietà e la tifoseria, serve che questa squadra parta bene. È importantissimo vincere le prime partite proprio per ricreare quell'armonia che purtroppo lo scorso anno è mancata. Servono le vittorie per creare l'entusiasmo e credo che poi tanti malintesi che ci sono stati si ricomporranno, perché la vittoria è la miglior medicina di tutto. Certo. Massimo, che
già la partita di domenica, ancorché sia la prima, comunque è un segnale che questa squadra e conseguentemente questa società deve dare alla piazza. Insomma, la squadra è stata fatta con cognizione di causa, è stato preso un allenatore come Indiani che a questi livelli, se non è il top, poco ci manca. Adesso però manca riscontro del campo, anche se le amichevoli e la Coppa Italia hanno dato buone indicazioni. Senti, io credo, ti ripeto, per giudicare una squadra ci vuole minimo 7-8 partite, no? Minimo. Però ecco, le indicazioni che, per pochissimo che ho visto, mi fanno ben sperare. Chiaramente in casa le devi vincere tutte, però quello che mi rimango un po' perplesso è Shoah. Credo, può darsi che non sia neanche una persona che magari si è attirata la simpatia o meno, però credo che non mi sembra uno stupido e non mi sembra neanche uno sprovveduto, perché probabilmente ha capito gli errori che ha fatto l'anno scorso, quindi sta cercando di rimediare, e credo che la miglior cosa che abbia fatto è costruire una squadra totalmente diversa con un allenatore, insomma, secondo me, di qualità. Quindi ecco, io lo lascerei un po' tranquillo e cercherei di andare allo stadio a tifare soltanto la squadra. Io sono sicuro che vincere non è facile a tutti i livelli, anche se c'è una bella squadra. E poi chiaramente con Livorno chi viene, vedrai, è che verrà a giocare spavaldo, no? Quindi cercherà di chiudere un po' gli spazi se può. Però sono sicuro che Livorno partirà bene, ecco, su questo non credo che abbia delle grandi difficoltà. E ti ripeto, però non è che magari parlo per dire poi si vince facilmente, no, però mi sembra che sia una squadra che le idee chiare, per quel poco che ho visto, mi sembra di sì. Cioè io vedo anche i giocatori che prendono la palla, l'anno scorso era una cosa, facevo questa palla che andava, non pare. Invece mi sembra che quando hanno la palla c'è una certa, una buona circolazione, mi sembra che tutti sappiano un po' quello che fanno, poi si sbaglia tutti, per l'amore del cielo, però ecco, sono abbastanza fiducioso, ecco, su questa cosa qui io. Marco, quanto conta l'allenatore in una categoria come questa? Da allenatore. Io parto, sono un po', è importante l'allenatore sicuramente, però poi contano molto i giocatori che hai e il gruppo, specialmente in queste categorie qua, il gruppo che si crea. Il gruppo poi è trainante, tutto è chiaro. Indiani, insomma, i campionati che ha vinto, la carriera parla per sé, quindi chiaramente porterà qualcosa in più anche lui, però poi secondo me è come viene costruita la squadra, se viene costruita secondo le idee dell'allenatore, e quella è un'altra cosa che qui mi sembra che è stata fatta, quindi è importantissimo. Credo che tutti i presupposti ci siano, poi c'è sempre un campo, ci sono sempre degli avversari e quindi poi il campo dirà sempre, darà il suo verdetto. Tu hai detto che Livorno è sostanzialmente un gradino sopra le altre, no? Poco fa. Perché hai questa convinzione? Per la rosa che ha costruito, per l'allenatore che è, per la piazza che è a Livorno? Ma intanto la piazza in queste categorie conta molto. Poi la squadra secondo me è stata costruita non per il numero di giocatori che ha preso, che secondo me è relativa al momento, poi secondo me la rosa verrà definita più avanti, ma è stata costruita secondo i dettami dell'allenatore. Quindi l'allenatore può portare le sue idee, lavorare sulle sue idee, e quindi lui ha dimostrato col lavoro che ha idee buone, ha idee importanti per questa categoria. Quindi i presupposti ci sono tutti per fare bene. E poi, come avete detto voi, se riescono a creare una sintonia tra squadra e pubblico, insomma, il pubblico è trainante poi a un certo punto, perché ti viene le squadre, certi tipi di squadre si presentano in uno stadio come Livorno con 4-5 mila spettatori, insomma, sì, da una parte ti caricano, come dicono, però da una parte ti intimorisce anche, tornando anche ai discorsi dei giovani, insomma, quando entri in un campo dove c'è 4.000 persone, 5.000 persone, sei abituato a averne 50, la differenza è diverso. Sì. Senti, e ora di Dionisi abbiamo parlato, una domanda faccio a Paolo e poi voglio sentire anche gli altri. Quali sono i giocatori sui quali già dopodomani bisogna puntare il binocolo
perché possono essere quelli che sostanzialmente fanno la differenza. Paolo, e poi sentiamo anche gli altri ospiti. Iniziamo dall'attacco Russo, Capparella, risaliti. Centrocampo direi Currarino, anche il nostro giovane Nicolai, che la partita del Grosseto ha fatto una grossa partita. Direi anche Regoli, risaliti, Brenna, insomma c'è un po' l'imbarazzo della scelta, quest'anno non vorrei essere nei panni di Indiani quando deve fare la formazione, perché ha l'imbarazzo della scelta. Marco, Massimo, e poi ascoltiamo il parere, non offendetevi, più qualificato che quello del mister. Marco. Cioè, io allora, quando c'è stata la campagna acquisti che arrivavano questi giocatori, vai subito a vedere il loro curriculum e cominci a dire, questi giocano, hanno fatto dei campionati positivi in Serie D, quindi ne abbiamo più di uno, non dimentichiamoci che insomma a centrocampo anche l'apporto di Luci sarà fondamentale. Mi aspetto tantissimo da Dionisi, appena è arrivato Dionisi ho detto allora vuol dire che proprio questo, cioè poi si può dire il campo è quello che è il giudice supremo, però dico, ci abbiamo, quindi come si diceva qui ce n'è più di uno dai quali ti devi aspettare cose veramente che faccia la differenza. Che faccia la differenza. Il Livorno è messo bene in tutti i reparti. Se vai a vedere, cioè, è messo insomma, qualche bene nome lo vuoi fare, però sei diplomatico come qualche tuo nome, solito. Ma va bene. Visto quelli, Paolo, come si è sbilanciato. No, ma scusa, non volevo essere ripetitivo, perché poi tutti i nomi che ha fatto Paolo mi trovano d'accordo, sono quelli. Poi quali altri se no possono esserci. Io ti ripeto, sono curioso di vedere l'impatto che può avere il Dionisi in questa categoria, quello sì, perché gli altri, dagli altri mi aspetto che perlomeno mantengano le promesse che sono stati nel corso degli anni, perché se Indiani l'ha voluti e con Indiani hanno fatto bene, mi aspetto altrettanto nel Livorno. Quello che io sarò curioso di vedere è l'impatto che può avere un giocatore come Dionisi in una categoria del genere, perché se c'è un impatto come credo possa essere, ragazzi, insomma. Non dimentichiamo Ondoye, perché Ondoye sì, ha fatto molto, molto bene. Molto, molto bene. Massimo, dimmene uno tu, dai. Poi sentiamo il parere qualificato. Conoscere, io l'ho visto giocare poco, però mi fido di Paolo. Di Paolo. Ma poi scusate, ma ci abbiamo qua un allenatore. Mister me lo sono tenuto per ultimo. Abbiamo un allenatore che può veramente confermare o meno. Al di là dei nomi, io credo che veramente sono curioso anch'io di vedere chi metterà, cioè i primi 11 che scenderanno in campo. Sarò curioso di vedere. Poi credo che Indiani l'idea l'abbia chiara, chiaramente, al di là che possa giocare uno o l'altro giocatore. Però anch'io credo che al di là, perché i centrocampisti sono buoni, non dimentichiamo che c'è anche tre quartisti che è la porta di lui, che possa giocare tranquillamente sia davanti ma anche dietro le punte. Quindi ecco, sono curioso dove verrà collocato Dionisi, al di là che mister lui può fare tutto, no? Lì, se sta bene può giocare in qualunque posto. Giordani, che l'anno scorso era un titolare inamovibile, quest'anno non parte titolare. Sì, capito. Quindi sono veramente curioso, guarda, se posso voglio andare a vedere, non in televisione, ma la voglio di persona, perché è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Sì. Ma quando viene fatta una squadra? Così, Marco, dimmi qualche giocatore diverso da quelli che... Se si fa i soliti nomi Russo... È facile, no? Io dico che secondo me la rivelazione del Livorno sarà Malva. Ah, bravo. Io è un ragazzo che ho incontrato quando allenavo la Primavera, che lui era la Primavera del Benevento. L'ho rincontrato l'anno scorso nel Tau, secondo me è un ragazzo che fa la strada. E non mi meraviglierei se giocasse lui più partite di tanti altri. Magari più blasonati. Magari più blasonati. Messaggi? Sì, allora, c'è una domanda per te. Per me? No, le domande io le faccio.
Ma se questo mi scrive solo Alessandro, vuol dire che sei... Vabbè, Alessandro sono solo io. Sì, fatti. Dai, via, facciamo questa domanda. Questa trasmissione ci sei solo te, infatti dice buona serata solo a te, Alessandro. Vabbè, giustamente. Di Valentini si sa niente, sarà tesserato? Può essere. Te lo chiedo a te. Paolo. Probabilmente sì, anche perché cosa può dare Valentini? Esperienza, tanta esperienza. Lo scorso anno era con la spalla in A con il Livorno. Non penso che giochi titolare, comunque, no. Se piano, no. Però si può dire è un cittadino livornese, sta a Livorno, quindi credo per chiudere la carriera sarebbe... Andiamo agli ultimi dettagli, penso. Senti Marco, ma qualche telefonata mi è arrivata da Livorno? No. Mai. Sicuro, sicuro, sicuro? Sicuro, sicurissimo. Perché sei stato anche... No, mai, mai avuto contatto con nessuno. Massimo, senti, Livorno, Grosseto, Siena, grandi squadre, ma non solo quelle sono le squadre favorite, no? Marco diceva venerdì scorso anche le romane, può essere? Sì, l'Ostia Mare mi sembra... Cominciato bene. È partito molto bene, però... Detto, sono convinto che, sì, è vero, squadre Materasso credo che non ci siano quest'anno, quindi sono tutte squadre molto organizzate, tutte squadre che cercheranno sicuramente di far bene, qualcuno che sicuramente sarà meno attrezzato di altri, ma la categoria credo che nessuno lotteranno tutti per non perderla sicuramente, quindi sarà secondo me un campionato abbastanza avvincente e credo che anche ai vertici ci sia una lotta fino alla fine, non penso che ci sia la squadra che allungherà, nonostante tutto magari Livorno possa avere qualcosina in più degli altri, però credo che sia un campionato che te lo giochi fino all'ultima, alla penultima di campionato. Marco, fra l'altro, secondo me è molto importante in questi campionati, ma in generale, saper far quadrato quando le cose vanno male, perché se noi ricordiamo l'Arezzo 2 anni fa, a un certo punto, dopo aver perso in casa con il Ponzacco, era mi pare a meno 5 dalla Pianese. Sì. Lo scorso anno la Pianese stessa venne sorpassata proprio sul rush finale e non si perse d'animo. Ecco, la coesione nei momenti di difficoltà secondo me può fare la differenza. Assolutamente sì, cioè quando c'è piena fiducia fra società, allenatore e squadra, siccome i momenti di difficoltà durante l'anno più o meno tutti l'avranno, quelli che riescono a lavorare bene nelle difficoltà sono quelli che arriveranno in fondo. Che poi tu mi insegni che un momento di difficoltà all'inizio, alla fine, a metà arriva. Sì, ma anche per un discorso fisiologico. Cioè, è difficile portare il rendimento costante per 34 partite o quelle che saranno, insomma. Ma i momenti a volte vengono anche mascherati proprio da una compattezza di gruppo, una compattezza di idee, una compattezza di intenti, un obiettivo ben preciso che va perseguito quotidianamente e quindi quelli che riescono a mascherarlo questo momento di difficoltà sono quelli che poi arrivano in fondo. Laura? Sì, sto vedendo mio babbo che mi manda le fotografie che mi fa. Bene. Ha detto finché avrò questo sorriso lui sarà contento. Bene. Anche perché questo sorriso qui dipende solo da me. Certo. Non è che... E questa è una cosa positiva. È positivissima, positivissima. Che il vostro sorriso dipenda solo da voi. Dunque, senti Paura, versione filosofa. Senti che massime. Mister Masi, persona umile e preparata, non ce ne sono molti allenatori come lui in Serie D, eh? Su questo sottoscrivo in toto. Questo sottoscrivo anche te. Ti sta un po' stretta la Serie D? No, ma ormai questo è diventato il mio habitat. Mi sono sempre alternato fra settore giovanile, Serie D, qualche volta in Serie C, ma si vede che più di lì si può andare, quindi... Mai dire mai, però. No, beh, ormai è un'età che non ho molte aspettative. L'importante è che lo faccia con passione, come... Finché la passione mi regge vado avanti, quando mi accorgo che un centesimo di passione viene meno è l'ora di smettere. Non è ancora il momento? No. E ancora? Sì, io ho questo che ogni volta... Hai? Ma perché si blocca? Ale, te l'ho già detto qua al regista, si blocca, ci vuole il pin. Se vabbè, io sono cambiamo. Un po' di memoria corta, capito? Prenditi un appunto. Tutti pin. Dunque il recupero infrasettimanale col Follonica Gavorrano non ci favorisce, eh? Questo
È chiaro. Molti tifosi amaranto che avevano già acquistato il biglietto dovranno rinunciare alla trasferta per motivi di lavoro. Chiaro. Marco, vi gioca un po', vi mangia mezzo incasso, no, questo recupero settimana. Sì. È chiaro che come l'anno scorso è stata la giornata dove la società ha incassato di più, poi forse l'unica partita che abbiamo giocato, forse l'altra paragonabile è stata quella di finale di Coppa Italia, dove c'era una cornice di pubblico importante che ti dà anche degli stimoli diversi. Quindi al di là delle difficoltà della partita sono sempre eventi da vivere pieni fino in fondo. E dal punto di vista della gestione della squadra, quanto impatta un turno infrasettimanale? E lì viene, va, questo campionato poi. Conta molto, molto l'organico, quanto l'hai profondo, ma a noi quello che ci dà fastidio, parlo della nostra squadra, è che non abbiamo trovato continuità di partite per approcciarci poi a tre turni in sette giorni. Questa è un po' l'incognita che dovremo noi affrontare, perché non abbiamo un tot di partite fatte fino adesso. Marco, stesso ragionamento, adesso c'è il Trestina, poi c'è questo recupero, non è una partita semplice, perché al di là del fatto che Marco e qua il Gavorano hanno comunque una squadra attrezzata. No, io anzi, temo molto quella partita, perché poi ho potuto vedere anche come il mister qui presente fa giocare le proprie squadre. E devo dire che l'anno scorso, quando ho visto Gavorano-Livorno, c'è stata in partita una lezione di calcio. Anche a Livorno giocarono molto, sì, bene, finì in pareggio se non ricordo, sì, male. No. Però no, vabbè, vediamo qualcosa di più. Sì, ma io ho nell'occhio il ritorno, dove tanto di cappello. Se comunque un allenatore come abbiamo qui presente, non perché è presente, perché io... A me avrebbe fatto piacere anche se veniva ad allenare il Livorno, ma non glielo dico perché è presente. Era tra gli allenatori che speravo, ancora prima di tutte le scelte, potesse essere preso in considerazione. Perché fa giocare bene le proprie squadre. E quando un allenatore fa giocare bene le proprie squadre, se ha qualità, questa viene fuori. Quindi diciamo che io mi aspetto una partita difficile per il Livorno, sicuramente, perché davanti avrà una squadra che comunque, come dettami di gioco e come mentalità, vorrà fare comunque la sua partita, giustamente, bisogna stare molto attenti. E va bene, e d'altra parte il campionato, si è detto, no? Ci sono più di una squadra valida quest'anno, non c'è soltanto due squadre. Ce ne sono anche altre che possono crearti delle difficoltà. Il Gavorrano è sicuramente al 100% una di queste squadre. Se il Livorno, no, qui presente allenatore, il Gavorrano farà gli scongiuri, ma se il Livorno dovesse vincere quella partita sarebbe un bel segnale, perché vi garantisco che non ci vinceranno tanto facilmente al Gavorrano, nemmeno il Grosseto, nemmeno le altre squadre abbiamo citato. Questo ve lo metto per iscritto. Vedrete. Ah, visto che è qua, adesso non potete nascondervi, dove lo collochiamo? Facciamo una ipotetica griglia di partenza di questo campionato, al di là, sì, del fatto che la prima giornata sia andata quasi totalmente in archivio. Io la prima fila la faccio io, Livorno-Grosseto. Paolo, fai la seconda, dai. Ostia-Lido. Siena. Poi? Figline, Gavorrano, Montevarchi e Tavernelle, San Donato Tavernelle. E poi ci metterei sotto il Flaminia. Marco, ti convince? Ma io metterei anche il Seravezza. Sì, il Seravezza, me lo sono dimenticato. Il Seravezza lo metterei nella seconda griglia. Seconda fila? Seconda fila. Prima di Gavorrano? Gavorrano ha rinnovato molto, è ancora un'incognita. Hanno mantenuto però Pino e Losicco, che insomma sono due. Abbiamo mantenuto Pino, Losicco, Grifoni, Brunetti, D'Agata. Una buona. L'abbiamo ringiovanita. Però è ringiovanito molto. Soprattutto in difesa. Sì, la difesa l'abbiamo. Cioè, non è
perché la volevamo cambiare, ma sono andati tutti in categoria superiore, quindi l'abbiamo cambiata. Gioco forza. Terezza mercoledì ha vinto d'autorità, tranquillo. Poi c'hanno Menghi che hanno preso dal Trestina, che è un buon giocatore. Buonissimo giocatore. E poi hanno un giocatore che Benedetti. Fa 20 gol al campionato. Si parte bene. Parte, dice, io faccio parte 20 quasi gol. Da 1-0. Sì, no, l'ho avuto. È clamoroso che i grandi club trascurino questo calciatore che vero. Timbra sempre il cartellino. Vero, vero. No, Lorenzo l'ho avuto, è una garanzia in questa categoria. Come mai secondo te non riesce a fare il salto? Perché è troppo bravo, questo lo dico perché l'ho sempre detto a lui, troppo bravo, troppo un ragazzo rispettoso, educato, di buona famiglia. Troppo buono. A volte quello è un limite, invece che essere... Gli manca quel quel pregio, diventa un limite. No, è perché poi lui è cattivo, parlando in termini calcistici, dove conta è cattivo, perché uno che fa 20 gol al campionato, deve essere per se non è cattivo, se non è scaltro, non le fa. Allora, un altro messaggino, se ce l'abbiamo, poi ci sì, fermiamo. Ce l'abbiamo. Sempre con sempre se lo trovi, eh. Sempre questo fin. No, certo. È un po' così, poi si spazientisce. Dai, andiamo. È un po' come voi uomini, dopo un po' vi spazientite, vi bloccate. Ma è più facile che vi spazientite voi. Buonasera. Valentini, secondo me va tesserato, con i saliti può formare un'ottima coppia difensiva. Speriamo di iniziare bene domenica con una prova convincente. Avanti Livorno. Marco Lenzi. Lenzi, sì. Ma perché ovviamente si comincia con la sagra, di Marco, no? Perché... Quando chiami Marco, insomma, vabbè. Sono io. Quasi l'anno prossimo ti taglio per evitare questo problema. Beh, a parte gli scherzi, Marco. Perderesti una colonna che... Tradizionale. Una certezza anche... Tradizionale. No? Vabbè. Senti, Marco, a parte gli scherzi. Sì, a parte le chiaramente era la battuta. Valentini, cosa può dare? L'abbiamo già accennato, voglio ascoltare anche il tuo di parere al riguardo e poi ci fermiamo. Ma giocatori di quella qualità, di quella esperienza, ben vengano, via, dai. Speriamo sia tesserato, come sembra di capire che lo sarà. Ragazzi, ci vogliono... Allora, in difesa potremmo avere un Valentini, come a centrocampo potremmo avere Luci, davanti Dionisi. Cioè, voglio dire... Accanto a tanta esperienza, a tanta qualità, anche chi è già bravo migliora, rende di più, perché è così che funziona. Perciò, diciamo, io ci spero, perché si tratta di un giocatore che ha fatto anche la Serie B, la Serie A, ha giocato. Quindi, insomma, se stanno bene fisicamente, si sono motivati, perché bisogna calarsi giustamente nella categoria, però se riescono a fare questo... Ragazzi, e sono giocatori che spostano l'equilibrio, sia in difesa, a centrocampo, all'attacco. Questo sicuro. Ben vengano, ha voglia di tesserare, non è di me che bisogna fare tutti persone di 40 anni, no, ci vogliono anche i giovani bravi, Livorno li ha, però diciamo che due o tre persone di esperienza, di carisma, che anche nello spogliatoio servono e aiutano l'allenatore, ci vogliono. Quindi speriamo che Valentini sia un acquisto del Livorno. Sai che devi fare, vero? Certo, ci fermiamo. Sai sempre che devi fare. Io so sempre cosa devo fare. Credici. Ci puoi credere. Perché... Ci credo. Allora, ci seguiamo, qualche consiglio per gli acquisti e dopo ci ritroviamo qua per i saluti anche finali, perché è visto l'ora. La cura e l'affidabilità della tua auto ad un'azienda che si distingue per professionalità e tecnologia avanzata. Carrozzeria Roma, centro fiduciario dei marchi automobilistici più prestigiosi. Carrozzeria Roma, via Ugione 27 a Livorno. Point di riferimento di restyling auto e sinistri. Farmacia Farneti, la tua farmacia di riferimento a Livorno. La farmacia Farneti ti è sempre più vicina attraverso la consegna a domicilio gratuita a Livorno. Vieni a scoprire tutti i nostri servizi e reparto dedicato agli alimenti senza glutine. La farmacia Farneti è centro servizi d'eccellenza di telecardiologia, dove potrai effettuare elettrocardiogrammi e holter cardiaci e pressori anche a domicilio. Ordini e acquisti sono possibili mediante l'utilizzo dell'app Farmacia Farneti, disponibile su Apple Store e Google Play. Farmacia Farneti, per starvi sempre più vicino.
Dentisti Il Sorriso. Massima professionalità, impegno e qualità. A vostra disposizione 11 ambulatori e uno staff di eccellenza con 15 medici odontoiatri e 10 tra assistenti e addetti alla segreteria. Dentisti Il Sorriso. Il sorriso amico a fianco del cittadino. Stai cercando di vendere o acquistare casa? O hai bisogno di un affitto? Annalisa è al tuo fianco. Il suo obiettivo è guidarti nel mercato immobiliare. Bene, rientriamo. Andiamo un attimo da Laura per un messaggio. Mentre direi di perfezionare il collegamento telefonico con il tecnico del prossimo avversario del Livorno, vale a dire il Trestina, di Simone Calori. Vai con il messaggio. Senti, si lamentano tutti di questi biglietti. E uno mi ha scritto, ma anche i disabili fanno pagare. Mi pare ci sia Paolo, forse... Ridotto. Ridotto, per i disabili pagano ridotto. Sì. Pare pagano ridotto, sì. Ecco, era una domanda dei disabili e io ho detta. C'è un po' di polemica su questo. Sì. Che nell'attesa di perfezionare il collegamento con Simone Calori, Marco, che squadra è il Trestina? Ma di solito le squadre di Calori non sono semplici, perché lavora molto sugli avversari, lavora molto nella chiusura degli spazi. Sarà una partita complicata. Dove vengono una sconfitta sanguinosa, perché hanno perso, mi pare, a due minuti alla fine su un calcio di rigore in casa. È una partita dove per vincere bisogna sporcarsi, una partita dove... Però quello che dico io, Livorno, ha anche i giocatori che quando trovi le squadre chiuse... hanno l'uno contro uno è quello che poi ti risolve le partite chiuse, e quindi ce n'ha più di uno che possono risolvere questa situazione. Che partita ti aspetti, Marco, da un Marco all'altro? Ma sì, mi aspetto una partita dove chiaramente il Trestina venga a Livorno cercando di chiudere più spazio. Aspetta, perché abbiamo perfezionato il collegamento. Abbiamo con noi il tecnico del Trestina, Simone Calori. Buonasera, mister. Buonasera a tutti, grazie. Ci risentiamo dopo un anno. Dopo un anno ci risente, sempre bello sentirsi, sì. Perché vuol dire che io alleno e siamo sempre qui. Bene, allora, diciamo non buona la prima, no? Dicevamo poco fa, fra l'altro abbiamo un suo collega in studio, Marco Masi, tecnico del Camorrano, sì. Che ha parlato, ha speso belle parole per lei, quindi le deve... Grazie. E io le posso tranquillamente spendere per lui, perché insomma è un tecnico che, a parte l'esperienza, però insomma allena bene e insomma anche quest'anno darà filo da torcere un po' a tutti, insomma, come è giusto che sia. Allora, vediamo un po' la sua squadra. La prima, dicevamo veramente un attimo fa, penso abbia lasciato un po' di rammarico, perché insomma perdere la prima a due minuti alla fine sul calcio di rigore, un po' di rammarico sì. Lo lascio. Sì, più che altro, ecco, come si dice sempre, se non si può vincere non bisogna perdere, se non si riesce a vincere, non è che noi siamo Real Madrid, però il campo di Trestina insomma un po' è conosciuto, è difficile da espugnare, e abbiamo fatto la partita insomma con delle buonissime occasioni, anche soprattutto il primo tempo, poi dopo al 90esimo insomma c'è stato un po' una disattenzione che poi ci ha portato a perderla, però è un campionato molto ma molto molto equilibrato, quindi la vedo dura un po' per tutti, insomma, ecco, quindi indipendentemente da noi che siamo non solo rammaricati ma non si può dire il resto, però ecco, bisogna abbiamo stare proprio attenti, comunque, bisogna essere più pratici e cinici. Diciamo in studio, nel dibattito che abbiamo fatto prima di chiamarla, che questo è un campionato, vuoi perché c'è una quota in meno, vuoi perché ci sono formazioni importanti, probabilmente dal punto di vista qualitativo dal livello più elevato rispetto allo scorso anno, concorda? Assolutamente sì, anche perché è molto più variegato, con le due laziali che sono state messe dentro, che ogni anno insomma spendono fior di quattrini, è ancora più difficile, insomma, quindi... le pretendenti al titolo andare di sopra sono effettivamente di più, e è difficile anche per noi, io parlo per me, trovare anche quali sono quelle sulla carta peggio, no? Peggiori, perché è un campionato veramente equilibrato. Io ho allenato a Terranova Traiana
e non posso dire che anche se si allenano la sera che il Teramo Traiano è una squadra che non può fare la Serie B, è una squadra attrezzatissima, è una squadra che darà filo da torcere come tutte le altre, quindi sarà dura per tutte, sarà importante soprattutto per le grandi riuscire a vincere con quelle che sulla carta sono le più piccole, insomma non solo gli scontri diretti. Domenica c'è questa sfida con il Livorno, da tutti battezzata come la grande favorita del torneo. Le faccio due domande. La prima è, secondo lei è effettivamente quella di Paolo Indiani la squadra più attrezzata del girone? Ad oggi dico di sì, senza ombra di dubbio, ma no perché devo mettere pressioni a nessuno. Insomma, il mister è uno che ha stravinto tante volte, quindi è abituato a avere sia le pressioni sia giocatori importanti, insomma. Vedo tanto entusiasmo a Livorno, non si percepisce, ma si percepisce anche perché insomma la squadra anche per le prime uscite che ha fatto, non solo per i nomi, perché i nomi li porta via al vento, è una squadra che è una squadra equilibrata, che ha diverse armi per far male e sicuramente ha una rosa importante per rimanere, per poter stare al vertice per tanto tempo, insomma, perché il campionato, ripeto, sarà difficile quanto per noi quanto per il Livorno, insomma, però secondo me è una tra le più attrezzate. Poi le partite di Coppa contano e non contano, però resta il fatto che 3-0 hai battuto il Grosseto, quindi diciamo che come impatto hai già fatto vedere e capire che ci sei, insomma, nonostante poi i vari acquisti anche dell'ultimo momento, no? Quindi anche la partita con lo Zenit Prato che c'avevi 5 quote in campo, però insomma quote di tutto rispetto. Insomma. Il Trestina arriva a Livorno per fare presumo la sua partita, sostanzialmente non me ne voglia, con l'animo abbastanza lieve, perché poi una sconfitta rientrerebbe anche nella logica delle cose. Io non è che sono molto umile e tutti mi conoscono per quello che sono molto diretto anche. Io dico che il campo deve dare sempre il risultato, non lo danno le chiacchiere, non lo danno altre cose. È normale che noi sappiamo delle nostre difficoltà sia d'organico, sia di qualità, sia di esperienza, eccetera. Veniamo a giocare in un campo come Livorno che da un punto di vista anche di pressione del pubblico, eccetera, dell'entusiasmo che c'è, sarà una partita super difficile. È normale che noi dobbiamo cercare di fare il massimo per quanto riguarda i nostri pregi e dobbiamo cercare di fare il massimo per limitare tutti i pregi del Livorno. Se ci riusciremo, sicuramente avremo portato a casa quantomeno, se non il risultato, ma la prestazione. È quello che ci tengo, perché venire a giocare a Livorno ci sta di tutto, però ci sta anche di farsi male, no? E noi non ce lo possiamo permettere perché siamo una squadra costruita totalmente da zero e quindi abbiamo bisogno di portare sempre a casa la prestazione e la nostra identità. Quindi quello che non bisogna perdere domenica per me è la nostra identità e la consapevolezza che ce la dobbiamo giocare fino alla fine per salvarci. Questo è l'obiettivo nostro, insomma, non solo mio. Certo. La domanda gliela fa Paolo Werner di Amaranta. Sì, buonasera mister. Innanzitutto complimenti per la sua sportività, perché domenica avete perso una partita che, se l'arbitro avesse interpretato correttamente l'entrata del calciatore del Poggi Bonzi, vi avrebbe visto poi in vantaggio numerico per tutto l'incontro e quindi probabilmente non avreste perso. Anche il rigore, insomma, qualche perplessità la lascia, poi vi ha punito l'ex Belli che non si è impietosito e lo ha trasformato. Comunque diciamo che il Trestina che abbiamo ammirato lo scorso anno si presenta rinnovatissimo, ha perso i pezzi migliori, quindi per voi penso l'obiettivo sia una salvezza anticipata senza grandi affanni, insomma. Gli affanni ci saranno sempre e comunque, perché comunque vada, il Trestina ha fatto un girone di andata l'anno scorso bellissimo e un girone di ritorno che l'ha vista fare 16 punti, però contando l'ultima partita in casa con la San Giovannese che aveva perso la settimana prima il presidente, quindi diciamo che il girone di ritorno è stato tra virgolette un po' disastroso. Effettivamente la squadra l'anno scorso aveva delle qualità importanti, ma quest'anno non è che siamo da meno. Abbiamo qualche vecchiettino che
cerchiamo di rigenerarlo, tra virgolette, tipo Ferri Marini o un Mencagli, insomma, tutti i giocatori hanno nella nostra rosa hanno voglia di rivalsa. È normale che ci manca l'esperienza e è normale che abbiamo qualche deficit, ma cioè, rispetto alle grandi. Con le altre ce la giochiamo, ma ce la giochiamo se riusciamo a essere prima di tutto squadra e soprattutto se ci approfiamo, ripeto, della nostra identità, perché se vado dietro alle scelte arbitrali della domenica creo solo degli alibi ai giocatori che non ha senso. Noi dovevamo vincere al primo tempo perché avevamo avuto le nostre occasioni, anche il secondo tempo c'è stato qualche occasione e non l'abbiamo buttata dentro, quindi dobbiamo essere più intelligenti noi. Poi l'espulsione c'era, sì, però si può anche non vedere, il VAR in Serie D non c'è e quindi ci sta che l'arbitro possa non aver visto. E bisogna essere più bravi noi e cinici, perché non è che tutte le partite che facciamo possiamo creare quelle occasioni, no? Quindi ci capiterà delle partite che invece non abbiamo fatto manco un'occasione e che si perde 5-0. Questo è un po' il summit rispetto alla prima partita, però ci abbiamo tanto da fare, tanto da lavorare, però ecco, si è lavorato due mesi per creare un'identità prima di gruppo e poi in campo, però il campo poi lo vedremo strada facendo, insomma spero che di brutte sorprese ce ne siano il meno possibile, ma sappiamo dove dobbiamo andare, compreso domenica, e dobbiamo venire a Livorno, insomma. Perfetto mister, io la ringrazio, l'aspetto nel post partita della sfida di domenica in sala stampa, così la intervistiamo per le nostre rubriche del post partita. Davvero grazie di essere stato con noi, un complimento per la sua sportività, perché era facile appellarsi a quei due episodi negativi della partita con il Poggi Bonzi. Grazie a voi, ci vediamo domenica. Volentieri. Un saluto al mister. Ciao, 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 presto. Ciao, mister, ciao. Buona serata, grazie. Grazie, grazie, una buona serata a lei. Bene, abbiamo sentito anche Simone Calori. Una partita che sulla carta, Massimo, Livorno non dovrebbe avere problemi a vincere. Poi, vincere non è mai facile. Sì. Dico che, anche sentendo le parole del mister, e sotto sotto non è che venga a Livorno tanto per fare una partitellina e basta, quindi credo che... Quando una squadra viene a Livorno presumo che ci metta qualcosa in più. Sì, ma no? Poi ho sentito, insomma, al di là che ha perso una partita discutibile, quindi credo che verranno carichi per fare sicuramente, te l'ha detto sotto traccia, quindi quando esci dal campo e sei contento della prestazione vuol dire che qualcosa di buono hai fatto, quindi io credo che sarà una partita complicata, difficile sono tutte, però ecco il Livorno credo che se va in gol i primi 20 minuti la partita cambia, se no più là che passa il tempo e si organizzano, cioè, Tessina si organizza bene sarà più difficile, là ci vorrà poi l'uno contro uno. E lì ci vorrà dei giocatori che fanno... Livorno ce l'ha, fortunatamente. Lì devi fare la superiorità numerica, capito? Uno contro uno è fondamentale quando ci sono queste squadre che poi si chiudono anche abbastanza bene. Ecco. Si è indebolito tanto rispetto a... Scorso anno era una bella squadra. Era più forte, giocava anche molto, molto bene. Vediamo. Sicuramente servono tre punti. Poi come arrivano conta il giusto. È essenziale. No? Ne ancora? Sì, allora, per quanto riguarda sempre questi benedetti biglietti, polemiche su polemiche, ci hanno scritto, non ci sono tanti discorsi da fare, il prezzo di un evento qualsiasi deve essere proporzionato e deciso in base alla qualità che propone. In Serie B vedi partite in curva con quei prezzi e magari sono anche coperte. Nessuno chiede la carità, ma le cose giuste sì. Paolo, c'è questa polemica, secondo te... Qual è il prezzo giusto per una partita di serie? In curva. 10 euro. 10 euro direi che è un prezzo equo. Okay, ma lì ci deve essere stato, c'è stato un malinteso, una cattiva comunicazione. Sì. Comunque mi sembra la società stia cercando di porre rimedio, insomma. Sì. Tra l'altro c'è l'idea di mini abbonamenti, sì, per 5 partite, non sarebbe male, no? Perché se poi la squadra va bene, viene invogliato anche... Tra l'altro è stata prorogata la chiusura della campagna abbonamenti, insomma la società effettivamente al di là di questo problema magari comunicativo sta cercando di venire incontro alle rimedio. E questo è importante. Molto importante. Massimo, a Livorno non ci facciamo mai mancare niente, no?
polemica sempre. È un po' la caratteristica. Io mi ricordo anche quando Livorno ha fatto la B, ha fatto la Serie A, non c'è niente da fare. C'è sempre la polemica, è nel DNA dello sportivo, del tifoso livornese. E quindi quando vinci è perché gli avversari sono scarsi. Quando perdi perché hai sbagliato la partita, vedi, non c'è mai proprio una chiara veduta, no, si è vinto perché siamo stati bravi, no, c'è sempre magari una cosa, sì, ma loro erano, c'è sempre questo velo un po' sottile, no? Marco, e questa è un po', in una parola, viene sintetizzata col termine pressione, no? Sì, pressione in una piazza come Livorno, in un campionato di Serie D, è il gioco fatto, insomma, devi giocare solo per vincere. Ma legandomi al discorso che stava facendo, dico una cosa per fare la pace tra pisani e livornesi. Cioè, il livornese è tifoso del Livorno, il pisano è tifoso del Pisa, non c'è. Difficile trovare un livornese che è per la Fiorentina, per l'Inter, per il Milan. Cioè, e così è anche a Pisa, il pisano è per il Pisa, basta, il resto non conta. Qualsiasi categoria 6 viene prima il Pisa, viene prima il Livorno che tutto il resto. Cioè, e non si trova in tante altre città una cosa così. Questo è vero, questo è vero. Perché comunque l'appartenenza... Sì, sì, l'appartenenza, sì. Sta scemando in tante, purtroppo sì, in tante realtà, mentre a Livorno, ma anche a Pisa, effettivamente il calcio si identifica con la squadra e la propria sì, città, sì, sì, non con bianconeri, no, rossoneri o nerazzurri che non sono quelli del Pisa. Sì, 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 ma è così, è proprio il senso dell'appartenenza alla squadra della città, il resto non conta. Non conta. Marco? Sì, allora dunque io... Era quello che dice il mister, ci riconosci? Certamente, allora io poi si apre una parentesi perché personalmente il Livorno è il Livorno, non c'è niente che mi possa impedire di tifare il Livorno, né presidenti, né, cioè è la maglia, vedi quella lì che ho alle spalle, Mara? Quella è quella che conta e ciò che mi fa andare allo stadio non è che dipende da presidente, esce o non esce, a Spinelli, io vado per vedere il Livorno. E quando, guardate, io tifo Inter, qua canto l'Inter. Nell'azzurro, però. No, vabbè, però Inter, cioè, abbiamo giocato contro, non vi dico quello che è uscito dalla mia bocca contro l'Inter. Cioè, non ve lo dico perché qui siamo in trasmissione. Ho fatto un tifo sfrenato per il Livorno contro l'Inter, che poi comunque... Una volta ci abbiamo anche pareggiato. Ci abbiamo anche pareggiato, io mi sono anche perso il primo gol perché c'era una fila immonda per entrare allo stadio Tornelli. Quando sono entrato il Livorno vinceva già 1-0, io non avevo visto il gol. Pensa un pochino. Gol di De Vezzi. Sì, ecco. Quindi ora... Cioè, poi vi dico, c'è un legame Livorno-Picchi. È stato... Allora, Livorno e Pisa sì, si possono accomunare perché anche a Pisa hanno questo pregio, perché bisogna dire che sono pregi questi. Cioè, viene avanti tutto, a tutti, la maglia, quindi, e io sono questo. Perciò, allo stadio non facciamo politica, non, cioè, guardiamo, il presidente sta simpatico, antipatico, dipende dalla squadra che fa, da come, cioè, questo deve essere importante, non importa tutto il resto. A me l'anno scorso io esco, scusate, l'avrei inforcato. Cioè, la livornese, diciamo in modo figurato, ovviamente. In modo figurato, ovvio, io la voglio ammazzare. L'aveva inforcato come tifoso perché mi entrava nervoso andare a vedere quei Livorni. Ma ora che ha fatto tutto quello che ha fatto, viva Escio! Ma scusate, cioè, cosa gli si può imputare alla società quest'anno? Mi sembra abbia fatto tutto il possibile dall'allenatore ai giocatori, se poi Livorno non vincerà il campionato, facciamo gli scongiuri, che vogliamo dirgli a questo presidente? E allora, quindi, noi andiamo, facciamo la nostra parte di tifosi, andiamo allo stadio, non pensiamo alla politica, a quello, tifiamo solo per la maglia. Se Livorno va sotto di un gol, dobbiamo stare tranquilli, perché noi abbiamo la forza per poter ribaltare anche le partite, quindi cerchiamo...
di essere propositivi, che quest'anno, vedrete, ci si leva tante belle soddisfazioni. Si respira un'altra area in società, sì. Comunque è molto migliorata anche l'organizzazione, sì. Insomma Maurizio Laudicino, Giulia Bellaveglia, come ha detto, insomma, è diverso rispetto, c'è più professionalità. Sì, è vero, un salto, uno scalino è stato sicuramente salito. Sì. Mi guardi e non favelli. No, è favello se ti chiedi, perché se no ci si sovrappone. Poi ti faccio. Dovrei essere io che ti do la parola. Una foto sovrapposta. Una foto? Di noi due con la testa mia. No, no, le faccio a meno. No, è venuto così. Allora, buonasera. Sbaglio o non ho sentito parlare anche di Russo come giocatore che potrebbe fare la differenza? No, no, è stato detto anche Russo. Marco, basta vedere la carriera lo scorso anno in Serie C con la Lucchese, insomma, un giocatore importantissimo a queste. No, a queste poi anni. Ha vinto già il campionato, perché poi in un organico diventano fondamentali i giocatori che hanno già vinto. Vero. Quindi danno quel qualcosa in più come conoscenza, come abitudine a vincere. Insomma, il Russo ha già vinto a San Donato, ha fatto un campionato l'anno scorso di C importante, ha giocato a livelli importanti. Con rendimento importante in categoria superiore, quindi insomma un giocatore. Massimo, dice il mister, è importante avere in rosa giocatori che hanno vinto e che sanno come si fa a vincere. Io ai miei tempi tu eri uno di quelli, vincevo campionati, mi prendevano per andare a vincere il campionato. Io in 3 anni ho vinto 3 campionati. Ti prendevano perché quantomeno portavi Prato, Asti e Lucca e Lucchese, tutti e tre. In 3 anni ho vinto 3 campionati di fila. Ma è infatti bisogna ringiovanirti, perché devi venire a Livorno e farmi giocare. Cosa dà in più il giocatore che sa come si vince e che ha già vinto? Senti, per qua, cioè, a parte non tu, ero, al terzo cioè, anno non ero dove, soltanto io, terzo ma, l'ha vinto a Lucca, no? Mi pare il terzo di fila. Sì. Cosa trasmettevi ai tuoi compagni? A parte che quello era uno squadrone. Era uno squadrone, eravamo tutti giocatori che avevano vinto il campionato. Lì facemmo gruppo noi, cioè ritorno alle parole che dice il mister. Se c'hai una squadra forte e riesci a fare gruppo, noi andavamo a cena insieme, ci trovavamo a casa. Cioè, noi stavamo sempre insieme, quindi anche quando si finiva l'allenamento, e poi era un piacere andare agli allenamenti. Si faceva il ritiro si andava il sabato, non si vedeva l'ora di stare in ritiro per stare insieme, e quindi passavano le giornate in maniera veramente, e poi quando si scendeva a campo eravamo talmente forti e sicuri, ma non avere la presunzione, no? Eravamo sicuri che la partita la facevamo noi. Questa è la sensazione in tutti i 3 anni, sì, a Asti, a Prato. A Prato c'era Vitale che fece 26 gol, Venturini che veniva alla Fiorentina. Poi c'era Grossi, anche nel Livorno Venturini. Venturini. Fece 26 gol Vitale, 15 Venturini e 12 Grossi che entrava 10 minuti in 4 ore alla fine. Cioè, per farti capire i tre attaccanti. Quindi mi viene di dire, perdonami la battuta, avete vinto nonostante Sfigoni. Certamente, io... Ogni tanto la mettiamo nel mezzo. È facile, La buttavo lì tanto. Ma neanche un teasti, o sbaglio. Venturini è neasti anche un sì, teasti. Sì. Ma infatti Cassano, che era con me a Prato, Pillon. Bene, quell'anno di Prato andammo 6 noi a Asti e 6 vennero De Rossi, Tognarelli, Berlini, e vennero a Livorno. Quindi insomma, tanto per dire. Avevamo uno squadrone, onestamente. Squadre forti. Sì. Bene, allora noi siamo arrivati veramente in conclusione. Se Laura non ha messaggi, andiamo a vedere quello che ci prospetta il prossimo turno. Eccolo qua con il nostro regista Alessandro Baroni. Prima o poi ve lo faremo vedere, lo costringeremo a venire davanti alle telecamere. Ci spero? No. Niente da fare. Respinto con perdite. È il mio karma di essere respinto con perdite. Allora, Flaminia Figline, Givi Borgo San Donato, Livorno Trestina, Orvietana Ostiamare, Poggio Bonzi Fezzanese che è il prossimo avversario di Amaranto, San Giovannese Foligno, Seravezza Pozzi Grosseto, il big match di giornata, Siena Montevarchi e poi Terra Nuova Traiana, Follonica Gavorrano. Che partita si va a vedere, Paolo? Ci sono 3 partite interessanti, però salterei il big match e andrei a vedere Siena Montevarchi. Il Siena può dar fastidio secondo te? Il Siena no, per il primo posto no, però per le prime... Zona playoff. Sì, zona playoff sì, non scordiamoci c'ha Gallegani. Io con Paolo così risparmio. Lo sempre. Io. Marco, tu dove vai? Io?
Manco certo. Io. Ma mister, lui mister, si sa dove va. Lui dove va. Il mister si potrebbe fare la domanda dove andresti. Se infatti la faccio. Non allora, io Seravezza Grosseto, d'altra parte è una bella partita. Il Grosseto dovrebbe essere proprio il nostro antagonista sulla carta e quindi Seravezza Grosseto. Marco, tu vai... Andrei a Livorno, così vedo Livorno prima di incontrarlo. Già, fai un po' di spionaggio, ma mandi qualcuno? Sì, qualcuno viene a vedere. Partita per voi sul campo del Terranova Traiana, sulla carta non impegno ostico. Ma le partite vanno giocate. No, ma sono quelle partite che poi per noi è la prima, come sarà per il Livorno, sono quelle che non sai ancora chi sei e quindi vai in un campo, in una squadra che viene da una promozione, quindi c'è entusiasmo, c'è un paese dietro, non sono partite semplici. Non è una partita semplice. No. Bene, siamo arrivati veramente in conclusione, se non ci sono messaggi in zona. Cesarini! Però dopo 15 anni qualcosa hai imparato. 15 sono passati, ma... Più o meno. Più o meno. Vai. Si vede dalle rughe. Si vede da tutto. Da tutto. Anche che stendiamo un velo pietoso. C'è più pazienza. Stendiamo un velo pietoso. Stendiamo il velo. Allora, dunque, diciamo buon weekend a tutti. Bastava, bastava buonasera comunque. Buona serata, prima di tutto. Allora, ringrazio di essere stata con noi. Laura Petracchi, con la quale ci ritroveremo venerdì. Sì. Non è che niente. C'è qualche impegnuccio, niente, no? Niente, sempre qua. Ma io vengo talmente volentieri. Assolutamente, noi ti accogliamo altrettanto volentieri, così come accogliamo volentieri il nostro amico Marco Lenzi. Ciao Marco. Buonasera a tutti, è sempre un piacere e forza di voi. Massimo Spigoni, uno che la maglia Amaranto l'ha indossata e non una volta sola. Io sono sempre, vengo non volentieri che mi sento a casa mia e buonasera a tutti. Ciao Massimo, poi ringrazio davvero di essere stato con noi il tecnico del Follonica Gavorrano Marco Masi, è stato un piacere. Grazie a voi dell'invito. Riapprofitteremo durante la stagione della tua cortesia e disponibilità se ti fa piacere. Sicuramente sì. Ringrazio di essere stato con noi Paolo Venne di Amaranta. Grazie a voi. Sempre impeccabile. Grazie, buona serata. Ringrazio soprattutto tutti voi amici telespettatori che ci avete seguito, appuntamento rinnovato come sempre per venerdì prossimo con Senza Sconti, parleremo ovviamente di questa partita ma soprattutto parleremo di questo campionato e delle cose Amaranto. Ricordo anche che domenica c'è Telefono Amaranto immediatamente dopo la trasmissione, poi giovedì altra trasmissione dedicata al Livorno Calcio, poi tanti appassionati di basket ci chiedono quando reinizieremo le trasmissioni sul basket, altra trasmissione che sta avendo grande successo. Probabilmente faremo uno speciale o prima o dopo, o prima e dopo la Supercoppa che si disputa nel prossimo fine settimana a Livorno e poi inizieremo regolarmente ogni lunedì all'inizio dei campionati, quindi sostanzialmente il primo lunedì di ottobre. Detto questo, grazie a tutti, ci vediamo con Senza Sconti venerdì prossimo.